Siamo con Cristian Di Masi, giovane autore del libro Amando e Lottando, Eris, edito dalla Edizioni 100 Autori. Cristian, cosa significa il termine Eris? Eris, come sappiamo, è la dea della discordia. Il concetto di discordia però qui viene come attualizzato, nel senso che qui la discordia si trasforma in incomprensione tra gli esseri umani. I protagonisti sono tutti giovani, affrontano un cammino insieme con il protagonista che si svolge in un contesto temporale che dura complessivamente 3 anni. Amando e Lottando è un libro che appartiene a un ciclo, che è per l'appunto quello dell'Eris, di cui Amando e Lottando per l'appunto è soltanto il primo capitolo. Tu sei giovanissimo, da quanto tempo hai pensato a questo progetto e soprattutto poi realizzato? Diciamo che l'idea è venuta quando ero piccolo. Chiaramente i mezzi per portarla avanti vengono col tempo, quando impari a scrivere e a leggere e cominci già ad avere degli esempi. Intorno ai 14 anni, il primo libro è finito a 18 anni e il seguito praticamente è già in cantiere. Hai avuto qualche maestro che ti ha instradato a scrivere questo libro? Buone basi di italiano, quella è la cosa necessaria. E poi un maestro spirituale che senza dubbio è stato Stephen King. Perché le persone dovrebbero comprare Amando e Lottando? Diciamo che Amando e Lottando è lo specchio di una vita comunque. E penso che rispecchi molto gli ideali che oggi i giovani fanno fatica ad acquisire. Io stesso ho fatto fatica ad acquisire questi ideali, quindi è un romanzo di formazione che invita al cambiamento, un cambiamento che però deve essere evoluzione, non involuzione, quindi è, penso, perfetto per i giovani. Il secondo volume di questo progetto di che cosa tratta? Sarà ancora più a vocazione formazionistica, nel senso che il protagonista comincerà a muovere i suoi passi ancora prima di compiere 18 anni. Infatti nel primo capitolo il protagonista comparirà, però non voglio svelare troppo. Quando sarà pronto questo secondo volume? Mi manca solo il finale, se devo dire la verità. Però pensiamo prima alla Amando e Lottando, poi andremo avanti. In bocca al lupo. Decisamente il sospetto che qualcuno lo conosce già, però ecco, forse sta anche simpatico a qualcuno visto l'ingresso. Oggi proveremo a entrare nel testo aiutandoci anche con un ospite d'eccezione, ma anche un amico nostro, come della casa editrice 100 Autori, che ha pubblicato questo volume. Parlo di Maurizio De Giovanni. Amando e Lottando è un testo che rientra nella collana Narratopoli, una collana a cui personalmente tengo moltissimo per averla tenuta a battesimo qualche anno fa, con qualche romanzo molto importante come Tornerai ogni mattina di Samuele Galassi. È una bella responsabilità, soprattutto per un giovane, Cristian Di Masi ha 23 anni, ma questo testo, anche dall'aspetto, diciamo, è davvero un bel libro. Tanto anche per 100 Autori, che appunto porta a battesimo una nuova linea dedicata al fantasy, dopo che il concorso letterario, Il racconto nel cassetto, ha lanciato le prime collane, quella dedicata a leggere veloce, soprattutto i tascabili del racconto. In questa collana, Maurizio De Giovanni ci ha regalato forse uno dei testi più fortunati degli ultimi anni, Juve-Napoli 1-3, e qui io gli chiederei di raccontarci una cosa che credo faccia piacere a tutti, non solo a chi da anni segue la 100 Autori. Sono felicissimo di essere qua stasera, particolarmente felice perché nasce uno scrittore in un momento in cui questa città produce della bella scrittura, ma questo scrittore in particolare io ho il fondato sospetto che ci darà un sacco di soddisfazioni, perché è bravissimo, perché è forte, perché ha tanta di quella fantasia da poter creare degli universi non è facile, creare una storia già ha le sue difficoltà, creare proprio un universo all'interno del quale mettere le proprie storie è una cosa più complessa, ma ne parleremo dopo. Per quanto mi riguarda, io mi ritengo un fiancheggiatore di 100 Autori, e nella quale mi ha portato Aldo, e insieme a lui abbiamo pensato a suo tempo davanti a quell'elemento di grave squilibrio della mente che è la pasta alla carbonara,
una determinata sera a cena ci inventammo il discorso di Juve-Napoli, che sabato sera verrà erogato dalla Rai 3 alle 23:30 nell'ambito di palco e retropalco. Quindi per la prima volta un testo della 100 autori approda alla televisione nazionale. Io sono fierissimo di questa cosa. Faccio da apripista, io sono convinto che anche Elis di Christian potrà avere identiche e maggiori fortune. Quindi ci ho tenuto a fare un po' da padrino stasera per la nascita di questo testo. Ogni epoca ha avuto un eroe, ogni eroe ha avuto un maestro, ogni maestro ha avuto una storia ed ogni storia ha avuto un principio. La città sembrò annegare nella pioggia. In un punto lontano un lampo spezzò il cielo nero in due parti e le salde oscure sagome dei grattacieli del Sider assunsero una parvenza di minaccia. La luce nelle strade andava e veniva e lo scrosciante sciabordio dell'acqua era il respiro della notte appena iniziata. La strada era deserta, il marciapiede scivoloso, un paio di scarpe che danzavano in una corsa insidiosa lungo la via allagata. Dylan, 15 anni, una fradicia felpa nera con cappuccio, le ossa delle mani irrigidite dal gelo. Il ragazzo correva da solo con tutte le forze che aveva in corpo, quando improvvisamente un'ombra piombata dall'alto gli tagliò la strada. Un'aquila. La creatura gli si parò di fronte, sprezzante della pioggia che incalzava, e lo guardò ostentando un'immobile e muta fierezza. Rimasero a studiarsi sopportando il freddo pungente e le loro ansie. Quando l'essere gli balzò sulla spalla, il ragazzo trovò dentro se stesso il coraggio di non indietreggiare. Non gli avrebbe fatto alcun male, lo sentiva, ed ebbe ragione. Quando gli artigli gli si strinsero intorno alla spalla non ci fu dolore, ma solo un brivido lungo la schiena. Forse il freddo o un sinistro presagio. Se poi lo scrittore, come Christian, ha la fortuna di avere un mondo dentro così grande, e allora vederlo scappare può essere triste per lui, ma è un grande beneficio che dà chi lo legge, perché chi lo seguirà in questo viaggio avrà la grande fortuna di conoscere un mondo intero. Io sono felicissimo di essere qua e sono felicissimo di conoscere Christian. Voglio fare una precisazione, è la pura verità il discorso che tu hai fatto sull'alienazione. Giusto per capirci, quando ero piccolo mia madre mi prendeva in giro sfottendomi Nuvolino, e questo era dovuto al fatto che io già in tenera età cominciavo a pensare a queste cose fantastiche. Anche se alienazione sì, è un termine che calza perfettamente, ma vorrei un attimo gettare uno sguardo su quella che è l'altra faccia della medaglia, perché questo libro, sebbene proietti il lettore comunque in una dimensione nuova, anzi in due dimensioni nuove, diciamo che lascia spazio anche a piccoli squarci sulla realtà. Certo?